Salve a tutti, sono la dottoressa Diana della Farmacia Longo. Oggi parliamo di un argomento molto caro, soprattutto a noi donne, che è la cellulite. Allora, che cos'è la cellulite? La cellulite, scientificamente nota come pannicolopatia fibroedematosa, è un'alterazione del pannicolo, che è un tessuto sottocutaneo ricco di cellule adipose. Tale disturbo è caratterizzato da una cattiva circolazione con un aumento di liquidi negli spazi intercellulari e con conseguente aumento ed ipertrofia delle cellule adipose. Dal punto di vista della gravità, la cellulite si manifesta in quattro stadi differenti. Il primo stadio è lo stadio edematoso ed è lo stadio più precoce e reversibile. È caratterizzato da una stasi venosa con un accumulo di liquidi intercellulari che possono facilitare la formazione di edemi. Si manifesta con la caratteristica pelle a buccia d'arancia. Secondo stadio, lo stadio fibroso, che è caratterizzato da un accumulo, una vera e propria fibrosi reattiva, con un accumulo maggiore di liquidi interstiziali e la formazione di piccoli noduli. Il terzo stadio è lo stadio sclerotico molle, è caratterizzato da un aumento di tessuto connettivo, ricco di collagene ma povero di vasi e di cellule, e in questo stadio abbiamo un ulteriore rallentamento del circolo sanguigno e un aumento dei liquidi negli spazi intercellulari. In questo stadio la cellulite risulta ancora curabile e si manifesta con la formazione di noduli che risultano essere dolorosi al tatto. Allora, il quarto stadio è lo stadio sclerotico, che è lo stadio terminale e irreversibile ed è caratterizzato da un ulteriore rallentamento del circolo venoso con la formazione di noduli sempre più evidenti. In questo stadio la pelle risulta ricca di depressione, il cosiddetto effetto materasso, e le gambe risultano sempre più pesanti e gonfie. Quali sono le cause della cellulite? Alcuni fattori predisponenti all'insorgenza della cellulite sono sicuramente fattori genetico-costituzionali, disfunzioni ormonali, l'utilizzo di pillole contraccettive, l'ipotiroidismo o disfunzioni di tipo epatico. I segni più evidenti della cellulite si manifestano prevalentemente nelle fasi della pubertà, gravidanza e menopausa. Sicuramente l'esercizio fisico è fondamentale, in particolare l'allenamento a corpo libero, squat per tonificare cosce e glutei. La Cosmesi ci propone un'ampia gamma di prodotti che ci aiuteranno sicuramente a migliorare l'aspetto dell'inestetismo e a migliorare la grana della pelle, l'elasticità e la compattezza della pelle. Tra i vari prodotti ci sono scrub, gel, creme che sicuramente hanno una loro validità se associati ad un integratore da prendere per bocca con azione drenante. Abbiamo diversi prodotti sia in bustine che in compresse. Per avere ulteriori informazioni e consigli potete rivolgervi alla nostra farmacia in piazza Vittorio Emanuele 46 oppure consultare il nostro sito www.easyfarma.it.